Come artista credo che si vede, un artista si vede attraverso la sua opera, no? Certamente quello che è qui esposto, è solo una minima parte di 50 anni di professione, diciamo. Perché se devo dire qual è la particolarità di questo artista, è la sua versatilità. Il suo essere poliedrico, essere eclettico e spaziare, diciamo, tra tante tecniche e tante anche forme espressive, perché non solo il fumetto, ma l'illustrazione, scolpiva e aveva un sacco di questo dono, perché nessuno gliel'aveva insegnato, di esprimersi attraverso tanti mezzi, sempre mezzi molto economici, perché come lui diceva, all'inizio usava solo matite nere, perché usare colori non se lo poteva permettere. Dopo, con il tempo come dire, sì, con il tempo e avendo poi fatto un po' di carriera, ha incominciato a usare anche i colori. Il passaggio al colore avviene dopo aver avuto un'assoluta padronanza con il bianco e nero. Quando siete venuti a contattarmi, a offrirmi questa possibilità, ho aperto il baule e veramente. Cioè, ho aperto il baule, ho tirato fuori questi 40 e rotti opere che sono esposti qua, ma in questo baule rimane un sacco ancora di cose che si potrebbero esporre in altre occasioni o comunque. Rubén, credo che questa manifestazione è quello che lui ha sempre desiderato e devo confessare anch'io. Noi siamo arrivati qua a Brescia, che non era la città più, come dire, più consone a un artista, uno cioè, che si esprime attraverso l'arte o così, no? Ma qui siamo arrivati per caso e qui siamo rimasti, lui per 30 anni e io fino adesso. E qui abbiamo fatto le seconde radici. La differenza tra le prime radici e questa, Rubén la esprime nel personaggio di Italien, quando dice che ognuno di noi si porta le proprie radici in tasca. Lui questo lo ripeteva spesso e ha trovato l'occasione in questo personaggio e io condivido al 100% questo, perché le radici iniziali non le abbiamo scelte noi, ma sì abbiamo scelto le radici queste seconde in Italia e a Brescia, per cui in qualche modo ha più valore, sempre tra virgolette, le radici italiane, perché sono una scelta consapevole, una scelta adulta, no? È una scelta presa perché quelle radici che lasciavamo in quel momento erano insopportabili e quando siamo arrivati qua, abbiamo bruciato le navi. Che questa è un'altra espressione che usiamo parecchio. Abbiamo bruciato le navi e abbiamo detto: vabbè, se è il caso di tornare per mille motivi, le costruiremo di nuovo e da qualche parte andremo. Abbiamo sempre saputo che qui siamo arrivati e qui volevamo crescere i nostri figli, perché i nostri figli non dovevano crescere in una situazione di pericolo, di un regime tremendo e dunque qui siamo arrivati e qui siamo rimasti. E
non è stato facile, come non è facile per nessuno che arriva da altre realtà. Alla fine Ruben non ha mai tagliato le radici, separato le radici, no? E in questo senso neanch'io, perché tu non puoi tagliarle. Quello che hai acquisito perché sei nato in un certo posto, cresciuto e hai fatto la metà della tua vita, quello è un patrimonio che ce l'hai dalla nascita e è buono che sia così. Per cui quando tu cambi posto e sei un espatriato, quando tu espatri, ecco, non esiliato, espatriato, e l'hai scelto tu, questa nuova realtà si somma, non è che si divide, si somma e questo arricchisce il patrimonio artistico, culturale, intellettuale, di tutto. Se vuoi, sempre se vuoi. Poi, per quanto riguarda il Ruben artista, io sinceramente l'ho visto crescere perché quando siamo arrivati. Allora, no, all'inizio ancora in Argentina, io ho ancora dei lavori suoi fatti a colore. Erano le prime volte che lui usava un colore perché lavorava per una rivista femminile che pubblicava dei racconti, di solito racconti romantici così, a episodi, e lui doveva illustrare questi episodi. Allora lì impiegava colore, però non si può dire che lì lui aveva dimestichezza col colore. Lui è arrivato qua che aveva 36 anni, 37, e con il colore non ne aveva. Era bravissimo però col bianco e nero. Il suo pezzo forte proprio era il disegno della figura umana, il disegno della figura. E dunque nel fumetto è fondamentale. Nel fumetto classico sto parlando, no? Anche perché oggi chiamare fumetto, cioè, mi dà un po' come di, non dico fastidio, però quello che Ruben faceva non era un fumetto, era una storia. Lui si definiva un narratore visivo, no? E credo che questa è la forma, diciamo, corretta di definirlo. Lui disegnava su, come si dice, sceneggiature di altri, no? Che veniva proposto dall'editore. Dopo ha incominciato col fumetto d'autore, dove lui scriveva i suoi propri testi. Non lavorava mai a un solo progetto, a una sola storia, tutto il giorno, dall'inizio finché la finiva. Dei giorni dedicava a un lavoro, dei giorni a un'altra idea che le era venuta. Oppure, che ne so, metà giornata una cosa, metà un'altra, dipende, cioè mai a una sola. Noi abbiamo avuto questa scuola a Brescia per 20 anni. Da qua sono partiti molti disegnatori di oggi famosi. La scuola non stava andando bene. Erano gli anni in cui era incominciata una certa crisi economica, fino a che a un certo punto si sono incrociate due situazioni. Una è questa cosa che ho appena detto, questo crollo economico, con il fatto che nel 2004 ad Angoulême, che è dove si tiene un famoso festival del fumetto internazionale, ha conosciuto l'editore francese al quale Italien è piaciuto tantissimo. Dunque ha fatto contratto con lui e dunque abbiamo chiuso la scuola e siamo partiti per 2 anni in questa avventura. Il primo volume di Italien è riuscito a farlo completamente
l'ha spedito all'editore, dall'Argentina l'ha spedito all'editore in Francia. Era in, Ruben ha incominciato a lavorare sul secondo volume, perché questa storia è una storia incompleta, e mentre stava lavorando al secondo volume è deceduto di colpo. Da quando siete venuti a contattarmi per questo evento, con la possibilità di fare una mostra all'interno di una cantina prestigiosa, eccetera, sono non solo commossa, emozionata, eccetera, ma abbiamo sempre desiderato che Ruben venisse, ma anche mentre lui era vivo, che avesse un riconoscimento così, perché poi tutte le mostre che abbiamo fatto mentre avevamo la scuola, mentre siamo stati qui quei 30 anni, quelle mostre le abbiamo sempre fatte noi Ruben e Flora, di tasca nostra, andando magari a elemosinare a, che ne so, non so, al tipografo piuttosto che, non so. Per cui questa mostra, devo dire che mi completa, e credo che Ruben deve essere contentissimo di questo, e io vi ringrazio tutti quanti. Quello che si andrà a vedere in questa mostra è solo un piccolo campione di questo baule che ho aperto e che ha come comune denominatore Brescia.